Allora, il 14° volume di poesia che avete tra le mani, chi non ce l'ha se lo faccia dare, che è disponibile per tutti. Vorrei presentare soprattutto, ecco, autori che possono quasi insegnarci per noi come si declama, come si recita una poesia. Queste poesie che adesso io cercherò, chiamerò gli amici a farvi leggere, sono poesie di grandi poeti. E, grandi come quello che illustrerà e leggerà il nostro amico Nino Fausti, che lo chiamo soltanto perché prego. È veramente un tiro mancino, perché non sapevo di dover leggere le poesie di Fortunato, quindi confesso sono completamente impreparato. Però lo faccio volentieri, perché io e Fortunato eravamo molto, molto, molto amici. E di questa sua amicizia sono sempre stato molto onorato. L'ultimo suo libro fu presentato qui alle Officine Culturali, in una giornata per me davvero stupenda, e io esordii dicendo, prendendolo un po' in giro, che quel libro che lui aveva scritto assolutamente non mi era piaciuto, e poi invece nella presentazione dichiarai esattamente il contrario. Fortunato fu felicissimo di questa cosa e mi disse: Nino, un giorno noi dobbiamo fare una cosa insieme, io ti voglio montare sulle spalle e andremo in giro per Formia dicendo che ci vogliamo bene. Mai troveremo labbra devote che ripetano carezze domani. Quando s'aprono i cieli all'aurora, andremo d'ottobre sotto i chiostri a raccogliere voli di colombe bianche come l'effimera purezza di ieri. E all'estero saremo estatici tra i giochi d'ombra del canneto ad ascoltare ignari un concerto di violini per una fanciulla sposa solo un giorno. La sera, tra alberi di vele, va volando, sorprenderemo dolci colloqui di onde e di vento, e mai sapremo, nella casetta accanto, il pianto muto di una madre che ancora dondola una culla vuota. Inutilmente agonieremo le vita di mani per i nostri cuori freddi. Pasqua ventosa, che sali ai crocifissi con tutto il tuo pallore disperato, dov'è il crudo preludio del sole e la rosa, la vaga profezia? Dagli orti di marmo ecco l'agnello flagellato a brucare scarsa primavera, e illumina i mani dei morti Pasqua ventosa, che i mali fa più acuti. Grazie a Nino Fausti. Va bene, e allora il maestro Verrico, Antonio Verrico, se ci legge le sue poesie. Oggi stamattina farebbe il pompiere, forse il poliziotto o il carabiniere. Cavalcherebbe un gommone di salvataggio per soccorrere qualche disperato equipaggio. Oppure sarebbe medico senza frontiere e non lo farebbe solo per mestiere. Consolerebbe un papà messo forzatamente in ferie. Darebbe per mano un bimbo che urla solo sotto le macerie. Se lo incontri non indossa un ampio mantello, spesso ha il vestito sporco e meno bello. Chissà dove sarà oggi a raddrizzare quali strane vie. Forse è un semplice e buffo clown tra le corsie. In una società che della vita ha perso il vero senso, Martino dona ancora senza aspettarsi alcun compenso. Grazie, la regia, la ripetutanza. Grazie, Antonio. Il tuo lunge si chiama. Sale in alta scuro,
tanti bene, niente fatta bene. Mi sono addormentato quasi a mezzanotte. E tanta giro muta su e nechina che non mi hanno scelato manche porte. Mi sono sonnato, e questa è la cosa strana, che ci ho incontrato l'anno che ha fornito, con un bastone e una mappata a mano, lenta, con l'occhio in terra se ne era. Fermanne la giretta, che fai? Te ne vai? E te pare bello che ci stai lasciando un mondo chi ne rovi e chi ne guai. A che nasciste fatte solo ragno? E che ti porti in tassa mappata? O bene chi varà e che ti è tenuto? Isse Marizzo, voglio, stai per via sbagliato. Quello che sto portando è un rifiuto. Ogni anno quando arrivo in coppa terra, porto in tassa mappata o bene e o male. Giustizia e prepotenza, pace e guerra. E tutto quello che ha cercato, io un reale. Può capitare all'ultimo momento resta qualcosa che non ha girato, perché quest'umanità non l'ha voluto. E io mi ho portato la giubilata. Ah, e stanno che ti è rimasto in damappata, o volare via per lì se non ti dispiace. Ma risposta, una cosa mai cercata. Guarda, in damappata c'è rimasta la pace. E adesso vi facciamo sentire Simmena come paesà, vi piace? Chi ha niente sa via, ma buon sta via, fa mi è sta per niente.